Ciao ragazzi, allora, altra memoria sempre da Google Foto. Qui avevo preparato un risotto ai frutti di mare per far assaggiare un po' qualcosa di italiano. Quindi ovviamente ho comprato quello che serviva. Avevo messo a spurgare un attimino le cozze. Poi ovviamente un po' di prodotti di mare. Ovviamente le foto erano un po' così, perché usavo, diciamo, un telefono nel 2017 che non è che fosse il massimo. E vi lascio al video. E questo è un risotto ai frutti di mare. Yes, si cucina. La giovane casa. Ciao a tutti. Ovviamente consideriamo che io ero già un anno nelle Filippine o giù di lì. Quindi ero, diciamo, già del posto. Un'altra cosa molto bella, a parte il mio risotto, è che il mais abbonda e io amo il mais. Poi sì, potrei anche correggere le varie ed eventuali. E facevo foto, diciamo, dappertutto. Era molto interessante. Anche in strada, non mancavo mai un video del triciclo. Ecco il triciclo. Adesso non ricordo se fossi in una Jeep o in un triciclo anch'io, ma forse ero in una Jeep. Vediamo, eh sì, ero su una Jeep e stavo andando a lavoro, se ricordo bene, perché io ho anche lavorato nelle Filippine, ovviamente. Eh sì, mi sa che il giorno stavo andando a lavoro e non c'era posto a sedere, mi ero dovuto sedere sull'ingresso. Questo è un taxi, si siedono tutti in 10 dentro con l'aria condizionata, noi ovviamente poveri viaggiavamo con la Jeep, questa che non ha l'aria condizionata ma costava poco. All'epoca erano 7 pesos, adesso se non vado errando è 10 o 11 la corsa. Qua eravamo a Manila. Mi sa che eravamo a Taguig in questa zona. Molto particolare per me vedere queste tipologie di mezzi di trasporto, quindi appena potevo facevo sempre un video. Simpatici. Spostarsi così è simpatico. Magari a Manila no, perché è piena di pollution, come si dice, inquinamento, oltre a un traffico senza fine, come si vede già da qua. Per fare 7 km ci impiegavo più di un'ora, un'ora e mezzo. Ovviamente ho avuto anche la bicicletta nelle Filippine, questo è un selfie mentre stavo pedalando, andando a lavoro. Questo è, diciamo, una sorta di street food con i prezzi del tempo. Quindi un pollo intero a 239 pesos, fatevi i conti, non c'ho voglia, diamolo per 60 pesos a ogni euro. Mangiavo un gelato con 30 gradi all'ombra. E niente, questo è tutto. Ciao ciao. Una precisazione su questa foto. Non avevo la mascherina per virus o altro, ma c'è talmente tanto smog che era impossibile respirare qua in mezzo a questo traffico. E come notiamo, la fotografia è del 2017, 10 marzo 2017, non c'era nessuna pandefinchia, quindi questa era perché non era possibile per me respirare con questo smog. Cioè, non si vede lo smog che producono questi tricicli, ma ovviamente i tricicli sono tanti, ma sono veramente tanti. Respirare è complicato a Manila. Quindi precisiamo questa cosa perché è giusto precisarla. Ciao ciao.